Me lo vuol ripetere, me lo vuol dire il nome o si rifiuta di Lei qualificarsi? vada al Lei comando non mi, io ho provinciale. Lei un'interdizione vada per entrare, però posso essere accompagnato dalle forze dell'ordine, dalla Cosmopol o da lei. Se la legga, se poi non è in grado di comprendere quella Non sono che in grado. peraltro è nulla, perché Buongiorno. non rega nemmeno, non sono stato nemmeno notificato, manca non solo di questo elemento, ma delle motivazioni e delle ragioni e della persona che qui dentro, forse da questo ufficio, ha chiesto Sì. Non l'interdizione. E allora se lei se ne intende un po' di diritto capisco niente, a lei, giustamente. bene, lo Ma sta poi. dicendo lei. E allora quella ordinanza la possono buttare anche nel cesso perché è nulla. Però questo qua lo discuto. Io già ho scritto subito, il 27, ho scritto al procuratore generale e ho fatto le mie osservazioni per iscritto. Se il procuratore generale in un giorno ha fatto la disposizione, poteva anche rispondermi ai sensi della 241 in un solo giorno, ma ancora non risponde. Le arriverà Questa forse. storia puzza. Puzza come tutte le altre storie. Allora, signore, gentilmente, Va bene? se si può allontanare. No, non mi allontani, io resterò qui, me ne assumo le Responsabilità. responsabilità, ma lei non mi può mettere le mani addosso come ha Sono fatto da telecamere. quando Sì, sono sono arrivato. telecamere, non si Non preoccupare. mi può. Io Mi farà. infatti sto sempre davanti alla telecamera se ci fa caso, perché se non funziona questo goccio, ci sta quella telecamera che riprende. Lo so bene. Allora, non mi chiude il passaggio, va bene? Sì. Non mi chiude il passaggio. Ecco, mi faccia andare a parlare che io devo Non lasciare un. signore, lei è qua. Sì, Scusa, io senta, devo parlare con l'agente di custodia. sì. Non c'è l'agente di L'agente, custodia. devo Sì, ho riferire. capito. Ma Allora. porco Giuda, questo è tosto, ma che. A dove li pigliano? E mica ce ne stavano tre o quattro, li ho conosciuti che proprio manco con le masse ci gira la capo. Luigi. Per favore, Sì. si tolga, si tolga. Signore, gentilmente, lei qua non può Oh, stare. Santa Madonna, Signore, lei ripete già le stesse fuori. cose. Un'altra volta con queste Non mi mani. deve toccare lei a me, se no ti arresto. Ah, scusa, ma chi la tocca? Sa lei che si mette Non mi davanti deve e mi toccare lei, non mi spinge. deve toccare con le E allora faccia la stessa cosa pure lei. Volimo correre? mani. Va bene. Oh. Guarda qua, guarda, 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 guarda. Sono io che tocco con le mani. Aspetta! Lei è incapace di controllarsi. Chiama la questura, lei è incompetente. E quindi ne chiami uno più competente di lei. Chiami la questura e mi tolga quelle mani. Non insista a spingermi. Oh, Nella forma legale. caspita! Qui qua ci stanno. Sta pure 8 pagine, vedi? Ma com'è che non registrate mai nulla? Vendermi perché ti faccio passare un guaio. Ah! E chi le vieta? E chi mi può vietare? Ma com'è? Succedono tutte queste cose. Mi chiese uno ieri, le avevo chiesto per cortesia di rispondere perché mi chiesero perché qua a Benevento non pubblicano tutti questi fatti. E io ce l'ho la risposta, però forse era più giusto che rispondavate voi. Ma non solo voi di 8 pagine, Enrico Marra del Mattino, quelli che stanno puntualmente qua. Poi li fate i filmini e ve li conservate. Vabbè. E buongiorno anche a chi mi ascolta e a chi non mi ascolta, vicini e lontani. Stamattina ne abbiamo 11. Sono arrivato al tribunale verso le 8 e mezza, poco dopo le 8 e mezza, e sono stato fermato da due agenti, di cui uno molto manesco, che prima di chiedermi o di dirmi mi ha preso per le braccia,
è incominciato a spingere verso l'alto intimandomi di uscire fuori dal piazzale. Nemmeno io, adesso è passato quasi tre quarti d'ora e sto ancora fuori ad aspettare di poter parlare almeno con gli agenti per dire la ragione per la quale sto qua. Devo salire sopra e sbrigare delle pratiche, ma non mi consentono di entrare, io sto a perdere tempo insieme a loro. Perché? Perché questa mattina invece di mandare degli agenti che conoscono i limiti del loro servizio e almeno le norme di buona educazione, hanno mandato gli incompetenti. E allora devo capire che lo fanno apposta. E devono mandare personale scelto, quattro ne sono arrivati. Come se io fossi un delinquente abituale e cose. Naturalmente ho registrato tutto, sia con fonoregistrazione, sia con il telefono. Quella lì non la pubblico stamattina, perché la userò come mezzo di attacco e di difesa nei loro confronti. Adesso pubblicherò solo questo piccolo spacchetto. Ciao. Allora Tommà, io mo te inquadro perché la voglio registrare questa scena, no? In quanto con te è facile, è tranquillo, mi scarico pure quando parlo con te, perché tu sei in grado di intendere di voler stare sempre una persona gentile da tanti anni che ci conosci. Allora io capisco che a te è una continuazione, ti dardeggiano da sopra, è come se tu chi lo sa che potessi fare. Tu hai sempre fatto il possibile per accontentare loro, però senza andare fuori dal seminato, come stamattina hanno fatto gli agenti di carabinieri, che no, quando non mi hanno dato nemmeno la possibilità, e tu l'hai vista, no? Che qua mi vuoi darsi la voce, nemmeno la possibilità di avvicinarmi a te come faccio tutte le mattine da quando ho avuto l'interdizione. Ti comunico quello che devo fare in tribunale, tu avverti subito, e un'ora, due ore, certe volte subito, quando mi autorizzano mi fai accompagnare dagli agenti. Purtroppo la disposizione è quella, tu lo sai. Ma lo so benissimo. Allora io mi attengo. Sì, sì, allora volevo soltanto aggiungerti, visto che mi hai chiesto se era possibile, io nel limite del possibile, come ho fatto pure ieri, cerco di venire incontro alle vostre esigenze. Sta di fatto che le esigenze mie pochi riescono a intravedere, come fai tu, quelli che sono pure i miei diritti, perché io ho diritto come cittadino, cioè ho il dovere come cittadino a rispettare anche questo spazio pubblico. Non posso insozzare, non posso buttare cicche, no? Allora, come se io ho rispetto delle cose, ne ho altrettanto per le persone, che indubbiamente sono poco diverse dalle cose. E allora io dico, io non sono nemmeno considerato come una cosa, perché vengo sbattuto in una maniera indecorosa. Ora, se quell'ordinanza, io te l'ho spiegata, che è illegittima, e tu sei in grado di capirla non come gli altri, molto molto bene in profondità, però lo sai che non spetta, però, a lui, sì, ma tanto è vero che io lo osservo, cioè vengo qua e non entro, però sta di fatto che io qui devo stare al fresco, quando posso sto fuori al fresco dell'albero, quando arriva il sole cocente me ne devo venire qua. Se poi mi indispongono fino al punto di farmi irritare tutta la mattinata, è evidente che ho una ragione in più, non per andare via, ma per restare, per far comprendere che i miei diritti non sono secondi a quelli degli altri. Va bene, ho spiegato quello che dovevo spiegare. Ma mi trattengo un altro poco finché ce la faccio e poi me ne vado. Perché qui dovrebbero capire che se io me ne vado
non so, anziché stare qua vado davanti al comune o al bar dell'ospedale Rummo, passano migliaia di persone e quei cartelli li vedono in migliaia, qua al massimo li vedono in 10 persone che si fermano a legge, gli altri camminano da corsa, che devono risolvere i loro problemi. Quindi io non è che venga a sfottere nessuno qua, vengo semplicemente nemmeno a protestare, perché non protesto, vengo semplicemente a sensibilizzare le persone che non fanno il proprio dovere, oppure quelle che lo ritardano. Perché se sto qui è perché 10 anni non è arrivata nessuna delle 38 querele che ho fatto, è arrivata a destinazione. Si sono fermate tutte quante per prescrizione, senza manco superare la fase istruttoria, cioè quella delle indagini. 10 anni. E i nostri diritti, chi ce li tutela? Me li dovrebbe tutelare il Presidente della Repubblica, perché questi sono diritti costituzionalmente protetti. Equa giustizia si chiama, diritto alla giustizia. E se proprio gli impiegati tradiscono questi impegni, per i quali a suo tempo hanno addirittura giurato fedeltà, e beh, insomma, qualcuno si dovrebbe far carico. Non è che devo essere io il martire. Vabbè.